Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio consigliarvi delle letture adatte alla spooky season, quindi a ottobre, alla notte di Halloween in particolare. Non sono solo libri horror, anzi sono libri secondo me adatti un po' a tutti, anche ai più fifoni. Abbiamo dei thriller, dei racconti gotici, quindi spaziamo un po'. Anche l'anno scorso ho fatto questo video e ovviamente i consigli dello scorso anno sono comunque validi. Vi lascio il link del video tra le schede. Prima di iniziare vorrei aprire una piccola parentesi e volevo parlarvi di BookBeat, che è una piattaforma che sto utilizzando e con la quale mi sto trovando molto bene. È una piattaforma per ascoltare gli audiolibri, ma non solo. Infatti in questa piattaforma, oltre a audiolibri, troviamo anche gli ebook. Mi sto trovando bene, ci sono all'interno moltissimi ebook anche di autori, autrici o case editrici un po' più piccoline e meno conosciute, come La Corte Editore ad esempio, Nati per Scrivere. Mi sono segnata dei titoli che voglio leggere e che mi incuriosiscono moltissimo, quindi se anche voi avete dei libri, dei titoli nella vostra wishlist, io vi lascio un codice con il quale avete un periodo di prova allungato. Al termine di questo periodo di prova potete decidere di non andare avanti e quindi non pagare niente, oppure continuare e pagare un abbonamento. Io ve lo consiglio, sfruttate magari il periodo di prova per vedere se può fare per voi, tanto appunto non costa niente, io non prendo nessuna percentuale con il vostro periodo di prova, ecco, quindi potete utilizzare, come ho fatto io, degli audiolibri per leggere quei libri che per voi sono un po' pesantucci e quindi non riuscite ad andare avanti. L'audiolibro aiuta molto. Quei libri che magari avete un po' abbandonato perché non vi stavano piacendo più di tanto, con l'audiolibro io sono riuscita a terminare questi libri. Oppure se non siete dei lettori così accaniti, se leggete poco, se non avete tempo, l'audiolibro è molto comodo perché appunto lo potete ascoltare mentre siete in auto, mentre state facendo altro, ed è molto comodo. Però ripeto, a parte questo, c'è una vastissima scelta di ebook se non vi piacciono gli audiolibri. Comunque, chiusa la parentesi, giù nell'info box troverete il link del sito e il codice sconto. Andando avanti, tornando al video di oggi, trovate ovviamente come sempre i link dei libri che vi cito giù nell'info box, ma adesso iniziamo. Voglio iniziare con un libro che avevo messo nella TBR dell'anno scorso, che poi ho letto e ho amato, ed è Horror Store di Grady Hendrix. Un libro che a me è piaciuto tantissimo. Si tratta di un horror ambientato in un posto simile all'IKEA. Abbiamo appunto presenze, spiriti e... Forse non è adatto a più fifoni questo, però a me è piaciuto tantissimo, un libro molto scorrevole ed è anche fatto molto bene, perché appunto sfogliando il libro sembra proprio di guardare un catalogo dell'IKEA, ed è un libro molto curato e la storia mi è piaciuta molto. Ve lo straconsiglio, un libro edito Mondadori. L'autore mi era piaciuto talmente tanto che appunto ho voluto iniziare a leggere piano piano tutte le sue opere, e come secondo opera che ho letto dell'autore, e è anche il secondo consiglio del video, è My Best Friend's Exorcism. Spero di averlo pronunciato bene, mi sto impegnando. Comunque, di questo libro è stato tratto anche un film su Prime Video che io ho visto, ma il film non mi è piaciuto granché. Allora, devo dire che mi è piaciuto più Horror Store di questo, però anche questo non è male. Questo può essere letto anche da chi è più fifone, perché non è un libro di paura, non è un vero e proprio horror. Ambientato negli anni 80, il focus principale è l'amicizia di queste due ragazze che sono molto diverse tra loro. Una di queste due ragazze appunto viene posseduta e quindi l'altra cercherà di aiutarla. Mi sono piaciute moltissimo le atmosfere anni 80, un po' alla Stranger Things. Quindi se vi piacciono quegli anni, se amate quegli anni, sicuramente questo libro è adatto a voi, perché proprio vi immerge negli anni 80. Scrittura sempre molto scorrevole, a tratti anche ironica. Si parla anche di genitori tossici, di abusi. Ci sono molte tematiche all'interno di questo libro, comunque un libro che vi consiglio
di leggere. Se vi piacciono gli zombie, vi consiglio questo racconto lungo che si chiama Country Zombie Apocalypse. Ogni volta questo dubbio esistenziale. Comunque si tratta di un libro horror, anche se in realtà non è che faccia paura, un po' più splatter, dove appunto abbiamo un'epidemia zombie, un libro ambientato in Italia. È un libro che io ho trovato spassosissimo, molto divertente, mi è proprio piaciuto, veloce da leggere, una scrittura molto fluida. Il racconto poi è un racconto lungo, però comunque si legge in una giornata, quindi perfetto da leggere nella notte di Halloween. Se amate gli zombie, assolutamente consigliato. Continuando con gli zombie, vi consiglio una trilogia che si può però ascoltare solamente su Audible, non si trovano in cartaceo o in ebook questi libri se non in lingua. La trilogia è Fino alla fine del mondo, è composta appunto di tre libri e una novella. Per adesso in Italia sono stati pubblicati i primi due libri e la novella, il terzo libro verrà pubblicato a breve. Comunque il primo libro è Fino alla fine del mondo, poi abbiamo la novella da leggere su subito dopo che si chiama Verso casa e poi E oltre. Si tratta appunto di un post-apocalittico, anche qua abbiamo un'epidemia zombie, seguiamo un gruppo di ragazzi nel primo libro che da una città, mi sembra New York, devono riuscire a raggiungere la baita dei genitori di una delle protagoniste che si trova in montagna. Mi è piaciuto moltissimo, una caratterizzazione dei personaggi fatta veramente molto molto bene, assolutamente consigliati. Passando poi a dei libri per chi ama le raccolte di racconti, vi consiglio appunto due raccolte. La prima si chiama 12 rintocchi a mezzanotte, sono 12 racconti con gotici, quindi non horror, vanno benissimo per tutti, non fanno paura, e sono stati scritti da vari autori. Trovate poi il link del libro, così trovate tutte le informazioni. Comunque sono dei racconti che a me sono piaciuti moltissimo. Bellissime le atmosfere create da questi autori. Il primo racconto è stato scritto da un gatto e quindi è anche molto divertente. Vi consiglio questa raccolta di racconti, potete leggerne magari uno al giorno, vedete voi, però sono dei racconti che appunto hanno proprio le vibes adatte a questa stagione. Poi, altra raccolta di racconti è Anatema 17 di Alexander Ackerman e Rosa Davis. Sono appunto dei racconti, uno scritto a quattro mani, un po' più horror, un po' più ansiogeni. Sono dei racconti che appunto trasmettono veramente ansia, a volte claustrofobia, angoscia. Non mi hanno fatto paura, ma veramente sono dei racconti che angosciano. Quindi forse non sono adatti a tutti, sono dei racconti alcuni molto violenti, abbiamo delle tematiche forti all'interno di questo libro, però sono dei racconti che vi straconsiglio perché sono scritti bene e riescono veramente a trasmettere quell'ansia, quei brividini adattissimi appunto per la giornata di Halloween e comunque per la spooky season in generale. Passando poi invece a dei racconti che possono essere letti appunto proprio durante la notte di Halloween, vi consiglio intanto L'uomo con il cilindro. È un racconto horror di tipo 28 pagine, quindi veramente cortissimo, che mi è piaciuto molto. La storia inizia con dei ragazzi intorno al falò che si raccontano una storia di paura. È una storia splatter molto violenta, inquietantissima, ansiogena, non vi dico di più perché appunto sono solo 28 pagine, però 28 pagine spese bene, quindi se decidete di leggerlo fatemelo sapere perché a me è piaciuto molto, mi è piaciuta la scrittura, ve lo straconsiglio, molto molto inquietante. Altro racconto che vi consiglio è Calenda nel giardino. Calenda nel giardino non è un horror, non è un thriller, è un historical suspense, quindi è un racconto anche drammatico. Un racconto mi sembra sulle 80 pagine, 68, non ricordo, comunque è molto corto, dove la protagonista appunto è Calenda. È Calenda che è questa bambina, mi sembra di 7 anni,
a cui piace passare le giornate nel giardino della sua magione e un giorno vede un uomo con una maschera che getta un sacco nel fiume accanto appunto alla sua magione. Lei ne rimane incuriosita, vuole sapere chi è quest'uomo, che cosa ci faceva, che cosa stava facendo. E nel frattempo sta anche dilagando un'epidemia. E questa è la storia, una storia che a me è piaciuta tantissimo per la scrittura, per le atmosfere, per i personaggi, per il legame che c'è tra i personaggi, con un finale, ve lo dico di già, che vi farà uscire di testa. Dopo dovrete andare in analisi, ve lo garantisco, però è una storia bellissima che merita di essere letta, è un libro di esordio di quest'autrice ed è un libro scritto veramente molto molto bene, stra consigliato. Altro libro è Un buon presagio, anche questo è un racconto dove abbiamo una donna che finge di essere una fattucchiera, in realtà è solo un'imbrogliona, e un giorno si presenta in negozio da lei una signora che dice di abitare in una casa secondo lei infestata e che probabilmente il suo figliastro è maledetto, comunque è il responsabile di questa maledizione che c'è sulla casa. La fattucchiera inizia quindi a indagare con l'intento di spillare dei soldi a questa donna, però poi forse non tutto è come sembra, iniziano a succedere delle cose. Non è un racconto horror, è un racconto paranormale ma non fa paura, è un thriller. Un thriller ben scritto, una storia carina che vi prende, che si legge velocemente, assolutamente consigliato. Ultimo racconto consigliato è Red di Marcia Reitz, è un thriller, il libro di esordio dell'autrice, dove la nostra protagonista si prepara per il gran giorno, il suo matrimonio, è pronta, deve andare in chiesa a sposarsi, ma il suo giorno tanto atteso e meraviglioso si trasforma in un incubo. Un libro scritto molto bene, una scrittura coinvolgente con delle immagini molto forti che riescono anche a contorcere lo stomaco, un thriller ben scritto, sicuramente adatto per la notte di Halloween. Ok, quindi questi sono i consigli che vi do per questa stagione, per la notte di Halloween. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, oppure se avete dei consigli da dare, dei libri che consigliate per questo periodo dell'anno. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!